Buongiorno, allora, oggi cominciamo a parlare degli articoli, maschile, singolare, femminile, singolare, maschile plurale, femminile, plurale. La scorsa lezione abbiamo dimenticato, mi sono dimenticato di dirvi che c'è anche questo suono qua, la S minuta, che è la E di J, sta. Schwa, la chiamano i linguisti. È un suono che in realtà è un suono indefinito. Lo segniamo con la E con la diesi. In realtà lo troviamo, per esempio, a mano che si sale in valle, la O del femminile, che vedremo che femminili generalmente vengono formati con la O. Va a scomparire lasciando appunto il posto a una S minuta. Quindi fino a Villaretto Chisone troviamo parole come la ragazza, troviamo la figlio e da Mentù in su, verso Fenestrelle, troviamo la parola figlie. Questa è difficile da percepire, in realtà non è neanche una E, solo diciamo che la segniamo con questo simbolo qui. Ecco, allora, perché questa introduzione? Perché l'articolo maschile singolare, nell'articolo maschile singolare troviamo questo simbolo. Lo viene formato con l'articolo le o el. Punto, sentite questa E semimuta. E lo scriviamo le come fosse la francese, allora, forse la parlata un tempo sicuramente aveva l, era molto più comune. Con l'influsso del piemontese c'è stata questa tendenza a invertire questo suono e quindi è corrente sentire pronunciare l. Ma le alla francese va benissimo. Davanti a vocale e l'apostrofo. Quindi il lo. Facciamo degli esempi. Il padre, o il paere, il padre. L'autre, l'altro, e l'apostrofo, quindi davanti a vocale e l'apostrofo. Il femminile. Allora, il femminile, la, un semplicissimo la e l'apostrofo, esattamente come in italiano, quindi la montagno, la montagna. L'altra, l'altra, è l'apostrofo e abbiamo la. Ora, ecco, cominciamo invece a vedere per il plurale. Avevamo parlato dell'allungamento vocalico, quindi davanti a consonante troviamo la. Sentite, non è la, è la. La ciatagno, la castagna, la ciatagna. Le castagne, la montagno, la montagna. Sentite, in base all'allungamento vocalico davanti a una consonante, determina il singolare o plurale, quindi la e la. Ma se la parola inizia per vocale, troviamo l'as. Vedete, in realtà questo allungamento vocalico di la non è altro che l'impossibilità di esprimersi della S etimologica, perché la in realtà sarebbe comunque las, quindi non può esprimersi questa S, cade, perché la parola seguente è una parola che inizia per vocale, per consonante, scusate, quindi la montagna. Questa S cade, che questa in realtà poi lo vedremo, e viene pronunciato la montagna, le montagne, plurale. Viceversa, se inizia per vocale, troviamo l'as, quindi qua si può esprimere la S etimologica e troviamo l'asautra, le altre. Lo stesso discorso vale per l'articolo
maschile plurale. Quindi lu e sarebbe i gli o lus davanti a vocale. Stesso discorso, sarebbe lusautri, qua lo vediamo, lusautri, perché inizia per vocale, ma se inizia per consonante, i figli, lu figli, quindi vedete che non si può esprimere la S, questa S cade proprio con l'allungamento vocalico dell'articolo e pronunciamo lu figli. C'è una, qua non l'ho segnato, c'è una terza, ecco, tipo in parole come gli altri, gli uns, gli uni, gli altri, gli altri giorni, gli altri jours. C'è la possibilità di fare il plurale anche con gli. Questo LH semplicemente si pronuncia gli. Adesso andiamo a vedere gli articoli interminativi che sono un, en, un, quindi un, uno, dipende se appunto la parola precedente termina con vocale consonante, quindi troveremo un fil, un ragazzo, ma gli era un figlio, c'era cioè un ragazzo, quindi N apostrofo. Non vi preoccupate, in realtà sono delle piccolezze, però è importante, noi lo segniamo comunque. Il femminile è uno o une nel parlato veloce, o une apostrofo davanti a vocale, quindi troveremo, ce n'era solo una, l'agnerme che è uno. Une figlia avio fait cacarè. Una ragazza aveva fatto qualcosa. Une figlia avio fait cacarè. Un altro figlio. Sentite? Quindi un apostrofo. È un po' come in francese il maschile un e il femminile un. Quindi la differenza tra un e une. Quindi dei delle. De figlia delle ragazze. De garçons, dei ragazzi. D'amisa, delle amiche. D'amis, dei ragazzi, degli amici. Ora passiamo alle proposizioni proprie. Esattamente. Come in italiano, anche se la designa un po' come alla francese anche la proprietà o la capacità di fare qualcosa, per esempio la macina a battre o la macina a caffè, la macchina del caffè o la macchina per battere il grano. Quindi anche per esempio le prat à Martin. Anche la proprietà, quindi il prato di qualcuno, insomma. De corrisponde a da italiano. E anche da la provenienza, per esempio, appunto, arriva dall'America, all'arrivo d'America. Alla rib de Turin, quindi non da, c'è sempre più la tendenza a dire alla rib da Turin, come in italiano, ma patois è de. Da invece, scusate, questo era de, da invece lo troviamo come nell'espressione anche che troviamo in italiano, come per esempio ho da lavorare, hai che da travaglio.
Allora in questo caso troviamo anche da. Invece, per dire la provenienza, l'appartenenza, usiamo de, alla rib de Cuny, alla rib d'America. Dings. Allora, in Angleterre, in Inghilterra, dins sa maison, quindi in casa sua, se inizia per consonante, si inizia per vocale, dins, quindi dins a source, negli orti, dins a source. Quindi davanti a vocale troviamo dins. Altri esempi, quando mi sono notato, per esempio, Dinsenbock, in un bosco, Dinsenbock. Dins invece ha valore avverbiale, quindi all'interno. Per esempio, l'hai trovato dins, l'ho trovato dentro, quindi con questa S forte pronunciata. Entra nu, tra di noi. Quindi tra, fra. Per, par, vuol dire per. Parisi, per qui. Vuol dire anche attraverso, per esempio in parole come allez passer par la fenêtre, come in francese, passato attraverso la finestra. Abu, o bu, vuol dire con. Quindi, venga bu mi, vieni con me. Allez venga bu el, è venuto con lui. Quindi se la parola precedente inizia per, cioè finisce per consonante, avremo abu, se finisce per vocale, bu. È solo una questione di contrazione. Su o suse, quindi su. Sui la tavola, sulla tavola. Sus un banc, quindi su un banco. Possiamo anche contrarlo come slatao sulla tavola. Possiamo anche fare questa contrazione. Ora passiamo alle preposizioni articolate. Allora, vediamo che de più le, quindi al singolare, del ragazzo, genera da garçon, quindi del ragazzo. De più lu, davanti a consonante, uguale, quindi da garçons, dei ragazzi. Davanti a vocale, invece, quindi de più lus, da sommi, dagli uomini, degli uomini. Da sommi. Per esempio, lo steccato degli orti, la Cléo d'Azors, per dire. A più le, quindi al, davanti a consonante diventa una A lunga, quindi A al padre, A paer. Ai padri, sempre davanti a consonante, però plurale, quindi a più lu, genera sempre la stessa a lunga, quindi a pairi, ai padri. A più lus genera as, quindi asautri, agli altri. Asamis, agli amici. Fai tenka du asamis, ho fatto un regalo agli amici. Da più le, quindi dal, genera di nuovo da, quindi sono andato dal calzolaio, su Canada a Cordunier. Da più lu, quindi plurale, dai ragazzi. Sono andato dai ragazzi, su Canada, da garçons, sono andato dai ragazzi. Da più lu, lus, quindi davanti a vocale, di nuovo das, quindi
Sono andato dagli altri sui Canada Sautri. Per il discorso invece per o par din e su, semplicemente aggiungiamo le, lu o lus e provoca una contrazione, quindi per troviamo per chemin, per esempio, per la strada, per le strade, plu chemins, per gli orti, plus ors. Stesso discorso per din, din l'ort, din lus ors, oppure din lu champs, nei campi. Stessa cosa per su, quindi sul tavolo, sulla tavola, sul banco, sul bank. O sui banchi, sui banchi, sui banks, oppure davanti a vocale, sui adesso mi viene in mente, per esempio, sugli altri, sull'us altri, sui lus altri. Quindi semplicemente aggiungendo l'articolo. Slatau, anche femminile, quindi slatau, sulle teste, sla teta, nelle teste o nella testa, din la teta, per le strade, plavio, eh? Quindi vedete, questo semplicemente crea basta semplicemente aggiungere l'articolo. Cosa succede se questa cosa qua la facciamo al femminile? Nulla, semplicemente se lo facciamo al femminile diventano de più la o las, quindi della ragazza, la figlio, delle ragazze, la figlia, o delle amiche, la samisa. Quindi qua semplicemente se lo giriamo al femminile, aggiungiamo l'articolo femminile. Non crea queste differenze come al maschile. Quindi alla madre, alla maere, alle madri, alla maeri, alle amiche, alla samisa. Facessimo, non so, dalla cuoca, dalla cuciniera, dalle cuoche, dalla cuciniera, dalle amiche, della Samisa. Ok, quindi questo oggi abbiamo visto le preposizioni proprie, le preposizioni articolate, il plurale maschile, femminile e gli articoli. Gli articoli, appunto, maschile e femminile, singolare e plurale. Nella prossima lezione invece parleremo propriamente della formazione del singolare e del plurale nei sostantivi. Grazie e alla prossima lezione.